però poi viene un, passami in termini, un grande, Piero Angela. Piero Angela fu buffo perché era intorno a Natale, il 22 era il suo compleanno, il 25 era Natale, io gli telefonai e io la piglio larga. Però aspetta, com'è che, cioè, te lo dai per scritto, io alzi il telefono, chiamo Piero Angela, no, io dico, io alzi il telefono, sì, chiamo, no, no, sì, no, sì. No. Vai indietro. Va bene, allora... Il sasso in cielo numero 4 è diventato Piero Angela, il 71-97, è uno dei pochi che mi ricordo, 71-98 è Montelupo comunque. 71-97, che si fa? Si telefona alla redazione RAI e si chiede di parlare con Piero Angela, che ovviamente ti diano subito di no. Già, grazie se ti rispondono alla redazione. Vabbè. Allora, a un certo punto ci riesci di avere il numero di telefono di Piero Angela. Sì, il passaggio un po' più vero? Cioè, senza mettere chi, però come, cioè, com'è che riesci a averlo allora? Cioè, tramite una persona? Allora, no, tramite la RAI. Tramite la RAI. Ah, quindi la RAI fa questa... Alla RAI si disse perché si voleva parlare con Piero Angela. E siccome Piero Angela dopo si è capito che persona era, sicuramente se non ci avessero messo in contatto lui avrebbe... Ok. Bene, qualcosa. Perfetto. Quindi diciamo c'è questo contatto. Quindi la redazione a un certo punto molto intelligentemente in questo caso vi mette in contatto. Ci mette in contatto. Piero Angela ci invita a Roma. Dice venite a Roma così mi raccontate tutto, si va a mangiare insieme un boccone e scrive Boatini, si parte, si va a Roma e Piero Angela ci dice per telefono ma come si fa a riconoscersi? Io, mi scusi, lei non riconoscerà noi, ma noi riconosceremo lei. E arrivò con una macchina scassinata, t'avessi visto, era una bianchina. Una persona normale. Dietro c'aveva tutte le cassette sua delle trasmissioni che stava registrando. Oh, scusate, comunque, stando lì, volle sapere vita, morte e miracoli di suo asteroide. E tutte le volte che incontrava qualcuno gli diceva, lo so perché poi ho trovato delle persone in giro, torna e dice io ho un asteroide in cielo, E quando al funerale che fui accompagnata dall'attuale sindaco e da Lorenzo Nesi, funerale di Piero Angela, mi guardavano con il punto interrogativo in faccia, i figlioli. Allora mi feci coraggio e gli dissi a Alberto, io sono quella che ha scoperto il pianetino Piero Angela. Lui si alzò di scatto, la sua sorella pure, la moglie lo sapeva perché era venuta qui a Montelupo insieme a lui, e mi dissero, lei ha fatto felice mio papà. E io quando mi ricordo queste cose mi ritornano i brividi. E è una cosa che sono contenta di esserci stata, veramente. Però fermo. No, vabbè, l'applauso c'è. Vi trovate lì a Roma, mangiate, tu spaghi. Sì, mangio, non mi ricordo neanche che. Quello c'era. Che c'era. E lui quindi vi... Avevo portato dietro la lastra dove c'avevo il pianetino di Piero Angela. Lui la volle vedere, quel visore mi aveva fatto il mio papo, il benino. Volle capire tutto. E a quel punto che successe? Successe che... Quando fu il momento di fare la posa della prima pietra dell'osservatorio, perché dovete sapere che per avere tutti i permessi a costruire ci sono voluti 8 anni. Dal 95 venne l'idea, a costruire si è cominciato nel 2003. Quindi era tipo... Era passato un po'. Fai l'osservatorio più o meno. Comunque... Si arriva a fare questo, e io, buongiorno dottor Piero Angela, gli volevo fare gli auguri di compleanno, buongiorno, gli volevo fare gli auguri di Natale. Sì, dice, ma lei mi deve chiedere qualcosa. allungavo, ma il brodo gli era quello. E a un certo punto, fu così che gli dissi, Dio, senta, io dovrei fare la posa della prima pietra ad un osservatorio. Avrei tanto piacere che venisse lei come padrino dell'iniziativa. E lui mi disse, di queste richieste ne ricevo 3-4 al giorno. A tutti dico di no. Non importa, però non ho colto l'occasione per salutarla. No, ferma. A lei di no non glielo posso dire. E fu così che venne.
e venne da solo quella volta con l'impegno dopo di ritornarsi. Una bella conferenza al Cinema Migno, vero? E tu c'eri? Modestamente, modestamente sì. e ci promise che sarebbe ritornato per l'inaugurazione. E quando lo chiamai per l'inaugurazione, ce la fece. Venne. Ma voi vi sentivate, cioè tecnicamente il vostro rapporto che tu descrivi qua, qua dentro è veramente un rapporto di grande delicatezza. Sì, diciamo che ultimamente ci si dava del tu, questo per dire. Ma voi vi sentivate? Ci si sentiva per il compleanno, per fargli gli auguri di Pasqua. A volte gli si è telefonato dall'osservatorio quando eravamo tutti insieme per fargli gli auguri tutti insieme. E poi è venuto a Empoli per un paio di volte, un'altra volta in zona, e sapevo che c'era, quindi ci sono andata. E una volta addirittura gli misero un pianoforte davanti e suonò l'aria sulla quarta corda, provo a dire, brividi, brividi veramente. E tutte le volte che lo chiamavo era sempre molto gentile, ma era molto gentile anche la moglie, la Margherita, che mi diceva sempre: ma non lo vorrei disturbare, no, ora non c'è, ma torna fra mezz'ora, la lo richiami, no, se torna fra mezz'ora avrà da riposarsi, no, no, lei lo richiami. Ecco, a volte ho provato 4-5 volte, poi finalmente mi rispondeva. E il rapporto invece che nasce con gli altri, perché prima di arrivare al Beppe Forti tu ti fai una serie di osservatori, tra virgolette, no? Me ne fu tanti. Diciamo che il primo è stato Asiago, ovviamente. Il secondo è Campo Imperatore, dove andavo regolarmente una volta al mese, come minimo. Quando smisi di andare a Asiago nel 98, perché nel 98 vennero fuori le grandi salve, che era, uno era New Mexico e 703 come codice, e quindi Asiago chiusero per le lastre completamente. E quindi dal 98 in poi andavo a San Marcello Pistoiese quasi tutti i fine settimana e poi a Campo Imperatore. Una volta ero a Campo Imperatore su invito di Andrea Boattini, dice si fa un fine settimana insieme a osservare. Arrivai là e lui non c'era, ma aveva fatto buca. Però al posto suo c'era Fabrizio Bernardi, quello che è diventato ora il nostro referente scientifico. E fu un bellissimo caso, perché effettivamente Andrea ha smesso di fare l'astronomo, mentre Fabrizio è uno dei pochi responsabili al mondo degli oggetti pericolosi per la Terra, oggetti asteroidi. E quindi è un validissimo collaboratore, un validissimo amico, che un giorno dopo Campo Imperatore mi disse: Maura, il postdottorato lo sto facendo alle Hawaii, se tu passi di qui fermati. E io ci passai, presi il mio trolley, come diceva mia sorella, c'ho sempre il trolley dietro, andai alle Hawaii, lavorai all'Olimpo, come lo chiamo io, il telescopio più grande del mondo, 8,30 m di diametro, a 4302 metri, e c'era un freddo birbone veramente, e lavorai lì per 3 nottate insieme al suo capo, e lì ci scoprimmo un asteroide potenzialmente pericoloso per la Terra, per uno io, uno Tholen e uno Fabrizio, e io credo che questa sia la circolare più importante della mia vita. E con la NASA come... Con la NASA... Perché, capito, cioè qua... con la NASA, cioè... Ma, sì, sì. Ma la... No, ma... Cioè, il livello è assolutamente questo, e allora io dico, in un altro posto di globo terrapeo, credo che no, cioè, sarebbe... No? Sì, sì. Cioè, io... Ma io lo do per scontato. Ma io la trovo lunare sempre per stare in tema, no? Che boh, vabbè. E la NASA... La NASA viene fuori così. E ci invitarono a Pistoia perché sarebbe venuta a fare una conferenza su Marte l'ingegnere capo della NASA, Nagin Cox, e sando io, Alex e altri del gruppo. E questa, la storia di questa donna ci è piaciuta talmente tanto, perché da umile origini lei voleva fare quello che ha fatto e si è ingegnata per fare tutto quello che ha fatto, studiando alla grande
entrando nei Marines, giusto? Guida caccia come i grandi, proprio le 3 e mezzo, e però è arrivata dove è arrivata, vale a dire a mandare i robot su Marte. E successe questo, ci piacque tanto la sua storia che io e Alex ci si alzò in piedi subito e gli si disse: gli si regala un asteroide. Stando lì e lei ci disse, dice: no, ma lo danno a morti, no, io li do a vivi. Al che lei non ci credeva neanche. Quando finalmente l'iter per la nomination dell'asteroide fu finita e arrivò la nomination effettiva dalla NASA, allora glielo comunicammo e lei prese una settimana di ferie e venne in Italia per ringraziarci. Io non dico altro, venne apposta per ringraziarci. Se stanno tutti zitti, potete pure applaudire. Simone e io c'ero. Il suo marito, l'ingegnere anche lui, c'era anche lui. E c'erano 2 altri ingegneri della NASA insieme, che erano amici. Io 4 ingegneri della NASA a Montelupo non glieli posso portare più. voglio leggere un pezzo, sì. lo salto, però ce ne salto una parte. Ma ciò che maggiormente allargò il mio orizzonte di bambina fu senza dubbio un evento epocale. Era l'anno 1961, precisamente il 15 febbraio, la data che ha dato una svolta alla mia vita. Mi piace pensare che sia stato quell'avvenimento a sviluppare prima la curiosità e poi la mia passione per l'astronomia. Vi leggete il perché poi. Ma c'erano ben poche possibilità, anche solo per sperare di realizzare qualche desiderio, continui. Erano tempi duri per tutti, anche noi bambini dovevamo dare un aiuto in casa dopo la scuola. L'occasione per sognare però c'era sempre. Il mio babbo, molto appassionato di musica, diceva: prima il dovere e poi il piacere. Né di stelle né di musica si mangia e prima si deve mangiare, ma non bisogna mai smettere di sognare. Si sta parlando di una che ha scoperto poi una valanga di asteroidi. Lui ha fatto il vetraio per una vita, lavoro faticosissimo che non ha mai amato. Molto più tardi potrà realizzare almeno un desiderio. Raggiunta l'età della pensione, lavorerà 6 mesi in più per comprarsi un pianoforte. L'esempio di babbo mi ha aiutato a sapere aspettare e lavorare affinché un sogno possa diventare realtà, e dal sogno all'immaginazione il passo è breve. Da bambina timida che ero, cominciai a raccontare al cielo tutte le mie fantasie, cominciai a cercare e riconoscere le costellazioni, partendo dall'Atlante geografico di Agostini, che aveva 2 mappe stellari, piccole ma chiare, il cielo del nord e il cielo del sud. È buffo pensare che per molti anni ho guardato la costellazione di Orione senza riconoscerla. Ne vedevo e consideravo solo la metà, visto che per me era una grande Q. Ho capito da grande che era divisa dall'equatore celeste. C'è un sacco di roba in queste pagine, cioè c'è un sacco di roba anche di bellezza, di grazie, di scrittura. Non piangete, mi dovevate commuovere. Vi ringrazio. Qualcuno ha una domanda? Intanto siamo in più o meno in... Siamo già... ma è la storia di Margherita Hack che... Mauro vuole sapere di Margherita Hack. Mauro vuole sapere di Margherita Hack. Ok, io gli racconto. Noi Mauro lo accontentiamo sempre. Vuol sapere Mauro. Margherita Hack era un'icona per me. Un giorno mio marito tornò a casa con la rivista numero 3 della rivista L'Astronomia, che era diretta da lei e da Corrado Lamberti, che Corrado Lamberti poi avrei conosciuto all'eclisse di sole del 91 in Messico, perché io prima non giravo, ma poi ho girato il mondo, e l'astronomia ha girato il mondo. E Margherita Hack, questo numero 3 mi piacque subito perché era alla portata di tutti, era alla portata anche mia. Le formule che c'erano scritte le saltavo, tanto non le avevo per niente, le salto ancora, non c'è problemi. Ne so una sola, è uguale a MC4. Quella sì, ma le altre le scanso. E
E poi mi arrivò la rivista numero 5, mi mancava la 1, la 2, la 3 e la 4. 1, 2 e 4. Un mio amico me le regalò, dopo che mi aveva un po' preso in giro perché non ci credeva. Quando gli dissi un giorno, sono a cercare Al Nilam, c'è Al Nilam, che è una stella delle costellazioni di Orione. Comunque, per tornare a Margherita Hack, mi decisi, prima di conoscere Beppe Forti, di scrivergli una lettera dove gli chiedevo anche a lei, come l'avevo chiesto a Beppe Forti, cosa potevo fare che poteva essere utile mentre mi divertivo. E lei mi disse di fare le stelle variabili. Ora mi viene le lacrime, perché la promessa l'ho mantenuta venerdì scorso. Ma aveva chiesto la Margherita, che ce l'ho la lettera scritta a mano, religiosamente conservata naturalmente, con un post c'era scritto: guarda la CH Cigni. E questa CH Cigni io non la potevo guardare perché non avevo né la postazione fissa, né i filtri, né nulla. E a questo punto ora ci abbiamo i filtri, li abbiamo provati e abbiamo fatto per la prima volta i lavori sulla CH Cigni. Quindi, sì, una stella variabile, la stella della Margherita, vero Alex? Non dico mai bugie, posso sbagliare su una data, ma su quelle, sugli eventi no. E quindi la Margherita Hack l'ho conosciuta così, poi l'ho conosciuta all'inaugurazione di un osservatorio su un osservatorio comunque. E si entrò abbastanza in sintonia, però prima di allora l'avevo conosciuta in un'altra maniera, mi scordavo di dirvelo. Ero da Beppe, io il sabato mattina andavo sempre da Beppe Forti. Andavo da Beppe Forti perché dalle 9 al tocco lui lavorava e dalle 9 al tocco io non lavoravo e quindi potevo andare da lui, gli altri giorni ero impegnata in banca. E qui sabato mattina lui parlava e io ero svagata. E che c'è stamani, mi fece? Io c'è la Margherita Hack e Poggio Imperiale. C'era un congresso della SAIT, della Società Astronomica Italiana. Bah, allora bello e visto, non si fa nulla stamani, la vada? Come la vada? Andiamo! Dio la mi porta, lei, professore, no? Io, porta sa della Margherita, che mi disse, vada. Dio, come la vada? E la va lì, la busta, la vedrà che gli apre. Io mi feci coraggio, andai al Poggio Imperiale, entra dentro, mi feci dire dove era e bussai. E che la vuole, la mi fece. Io volevo sentire quello che lei ha da dire, la s'accomodi. Questo è stato il primo saluto con Margherita, che c'è una fotografia anche che lo documenta. E dopo di lì siamo diventate amiche, perché ci si sentiva per telefono. E fu così che nel 2004, alla seconda volta che c'era la festa della ceramica, dalla posa della prima pietra, invitammo Margherita a Montelupo. E ci fu un po' di confusione, forse avevo sbagliato il momento, non lo so. Comunque sia, io fui contenta che Margherita venne, ci fece una bellissima conferenza, c'era il cinema Mignon che era pieno veramente di persone a ascoltarla, e Aldo, che era suo marito e fra l'altro è il nome di mio babbo, quindi lo adoravo. E fu una cosa veramente bella, eccezionale, e ci è rimasta l'amicizia finché non se n'è andata nel 2013. Ecco, abbiamo risposto. Non so se c'è tempo, se avete altre domande c'è tempo. Prego, Aola, se vieni, Agli, vieni qua. Allora, no, in realtà più che una domanda, c'è questo libro, io l'ho amato molto. No, aspetta, vieni. Dicevo, io questo libro l'ho amato molto, come penso che lo amino non solo quelli che amano l'astronomia e le stelle, le storie d'emancipazione femminile, ma anche il racconto di Montelupo. Una delle cose secondo me belline è quando Maura finalmente riesce a comprarsi un telescopio e quindi racconta della sua prima osservazione con il telescopio. Sì, allora Simone, se riesci a ritrovare quel pezzo, altrimenti ce lo racconta direttamente Maura. Grazie, vi posso raccontare, perché effettivamente è buffo e me lo ricordo bene. La prima cosa da fare quando decisi di comprare un telescopio fu quello di scegliere il modello,
e a parte le peripezie ci sono scritte sui libri, sul libro diciamo, arriva finalmente il telescopio a casa e io lo piazzo in terrazza di cucina perché la terrazza di là non c'era ancora e mi metto lì, c'era Giove che doveva essere sopra il campanile di Apraia dalla mia cucina e mi metto lì al rimeggio, cerco di mettere a fuoco, cerco di trovare, non riesco a trovare nulla. A un certo punto arriva una luce dentro all'oculare e io chiamo i miei ragazzi: ragazzi, ragazzi, vi correte, ho preso Giove. Mamma, ti puntai il lampione di Apraia. questo per dire che dagli errori si impara, perché a tutti mi avevano detto: prima del telescopio prendi un binocolo. Io invece sono grande, battevo anche piedi, sono grande, voglio il telescopio. Invece il giorno dopo andai e mi feci portare il telescopio, il binocolo da chi mi aveva venduto il telescopio. Ecco, per caso un osservatorio, il Beppe Forti, Mauro Tombelli e qua per il firma Office. L'ultima cosa che voglio dire, prego. Per caso a osservatorio finito, l'architetto Marconcini, che è quello che ci ha seguito sempre, e tutta la generazione dei Marconcini, chiaro, ci ha seguito sempre, dal babbo a Marconcini Massimiliano e la figlia, senza prendere neanche un euro, questo mi piace sottolinearlo, e continua ancora a seguirci perché è andato in pensione. Comunque, una volta finito l'osservatorio, lui ha fatto un lavoro di ricerca e si è accorto che il nostro osservatorio altri non è che sulla linea di San Michele Arcangelo. Vale a dire, quella linea immaginaria che parte dall'Irlanda e arriva in Palestina, dove ci sono 7 santuari dedicati a San Michele Arcangelo, e noi siamo nel mezzo a questa linea, e in un certo senso mi piace pensare che chi mi ha aiutato forse era più alto di quello che credevo. Un applauso, grazie, grazie. Grazie. Io ho la casa a Tiago, quindi avevo mio figlio che a 6 anni è andato a vedersi la lezione di spettacolo.